Tutte ragazze, oggi vi volevo fare come promesso il video, il mio albero di Natale e il presepe come vi ho promesso. Allora, piccola precisione, insomma. Noi di solito non addobbiamo tutta la casa, ma addobbiamo tutto il soggiorno, proprio completamente, cioè strapieno di cose natalizie, di lavoretti miei fatti in asilo, alle elementari, eccetera. Per esempio, vi faccio vedere uno, aspettate, che non mi cade, che ho fatto all'asilo. Appunto questo. Buon Natale e felice anno nuovo da lei. Ovviamente non è la mia scrittura perché in asilo non sapevo scrivere ancora. Niente, è questo presepe qua, sul legno, con Maria, adesso non si vede bene, e Gesù. Appunto questo qua, ma giusto per perché veramente il nostro soggiorno è decoratissimo, solo che non voglio portarvi in giro per tutto il soggiorno, per tutta la casa, e quindi, cioè per tutto il soggiorno, e quindi vi faccio vedere solo l'albero e il presepe. Piccola precisione ancora, che farò di sicuro il video Buon Natale e più l'outfit di Natale. E quindi volevo farlo con sto sfondo, in modo che io mi siedo qua con una sedia e dietro con qualcosa, con dei libri fatto tipo a scaletta, che mi riprenda il telefono, perché così è più bello con lo sfondo natalizio. Niente. Comunque, partiamo dal presepe. Allora, qua sarà un po' buio perché diciamo è sotto sotto e ci sono tante cose coperto, vedete, è un po' buio, ma comunque vabbè. Allora, partiamo da qua. Qua ci sono le co montagne con sopra una casa, vedete, un abete, il cielo stellato, come si può vedere, altre montagne, un altro sì, abete, un pino, e laggiù in lontananza un orso. Poi qua ci sono vari animaletti, qua ci sono le statue, vedete che più in lontananza c'è il paese, vedete qua ci sono le case, paese, tutte le statuine, ma io parto da più vicino a farvi vedere. Allora qua c'è un laghetto, qua c'è un ponticello, vedete che è attraversato da un pastore con le sue pecore, vedete. Poi qua varie statuine, anche qui. E qua c'è un altro pastore con le sue pecore. E qua iniziano le statuine che vanno a portare doni a Gesù. Vedete questa? Qua gli porta questo, questa gli porta questo. Qua ci sono questa, ci sono un po' di palmine. Pecorelle, ahi, mi sono fatta male. I tre re magi, il cammello. Oh no, scusate, il dromedario, Giuseppe, Maria e Gesù, e poi c'è l'asinello e il bue. E qua c'è la capannina, vedete, con le lucette che illumina il fieno, e qua sul fieno. Qua c'è la stella, cometa, e qua c'è un angelo. Poi, quindi, questo è il presepe, che a me piace tantissimo. E là, poi partiamo a farvi vedere l'albero. Parto da giù. Allora, giù troviamo le classiche palline dorate. Io vi faccio vedere soltanto quelle più particolari, non tutte, perché le classiche sono quelle unicolore tipo rosse o tipo viola, così. Niente. Quindi, ah sì, prima vi voglio dire che l'albero è decorato tutto con queste, vedete, striscioline argentate, che sono collegate da tantissime stelline, vedete le stelle, questa qui, ci sono tante stelline, ma che si confondono con questi sbruffettini qua, e quindi sì, non risaltano molto, ma vabbè. Qua ci sono le lucette, vedete, però che non risaltano molto perché non sono accese tutte, visto che è giorno, non servono molto. Però noi le teniamo un po', ma solo poche accese.
Vedete proprio sul termosifone, potete vedere le lucette, un po' meglio diciamo, con tutti i cavi, perché è collegato da qua. C'è tutto il filamento finché collega tutto alle luci, quindi sì, niente. Poi, partiamo, questa qua è una colomba tutta argentata, molto carina. Poi qua dietro si intravede questa pallina a forma di banana, insomma, cioè di pera, una con tutte campane decorate in legno, perché questa qua l'abbiamo presa l'anno scorso io e mia mamma per devolvere un po' di soldi ai bambini africani, cioè poveri. Poi, aiuto, mi alzo, se mi spacco le ginocchia. C'è questa pallina qua natalizia con Babbo Natale, poi c'è questa qua molto particolare, con dentro ci conteneva appena 3 anni fa, i cioccolatini, qua ci sono, c'è un fiore, classiche palline azzurro metallico, classiche palline argentate rosse. Ah, questa qua molto grande con 2 angeli su una nuvola, molto particolare. Questa qua è molto semplice, è fucsia, metallico. Questa qua più piccola, fatta così. Questa qua, questa qui. Ah, si vede la cover. Ciao! Poi questa verde. Oh, questa qui. Questa qua. Questa qua. Poi questa qua con l'angioletto, qui, argentato. Poi questa qua con la pallina argentata, questa pallina di Minnie, fatta così. Questa pallina qua, poi ancora, questa pallina qua che l'ho presa al Toy Center, con la principessa e qua rosa, la pallina. Quando avevo 6-7 anni, che mi piacevano ancora le principesse, poi ho detto basta dopo i 7 anni. Poi, no, scusate, avevo 6 anni quando ho preso questa, oddio, pallina, quindi dai 6 anni in su basta principesse. Questa qua invece è una pallina che potete fare tranquillamente voi, anche voi, con la colla a caldo, fatta così, molto bella. Adesso non mi ricordo perfettamente come si fa, perché l'ho fatta alle elementari 2 anni fa, quindi sì, non mi ricordo benissimo come si fa. Poi qua ho questa pallina sempre che si può aprire con Babbo Natale, sempre si può aprire. Poi vi porto, qua le solite palline, queste piccole rosse, queste, questa è la stella, tutta, oddio, tutta dorata. Mi sto sbracciando per farvela vedere. Poi ho questa pallina, molto la mia preferita secondo me, questa qua fatta così, è il Babbo Natale così. E poi palline sempre classiche, e questo è la più recente che vi ho fatto vedere in un haul. Niente, questo era il video, presepe e l'albero. Vado un po' più indietro per farvelo vedere meglio. Ok, non ci sta, aspettate così. No, vabbè. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione e alla prossima. Ciao, e adesso mi vado finalmente a fare le unghie. Ciao.